Buongiorno ragazzi, questo è il secondo tutorial di After Effects. Oggi faremo una composizione basica, basic composition. Quello che oggi spiegheremo è sia come poter creare delle composizioni creare delle diverse composizioni. Adesso andiamo a vedere in maniera specifica quello che andiamo a fare. Quindi, una volta che siete dentro After Effects, possiamo schiacciare questa nuova composizione e abbiamo qua larghezza e altezza. Allora, se sapete quello che state facendo, qua è molto buono. Se no, ve lo spiego io. Come potete vedere, After Effects non è solo fatto per fare video, cinema o videoclip. È fatto per fare tutta una serie di cose, come video per siti web, banner o HDV, HD, per YouTube per esempio. Se non, quindi in base a quello che a voi vi serve, in base a quello che a voi vi serve dovete regolare questo genere di cose. Se non sapete bene come regolarvi, fate Google e Wikipedia che sono la migliore soluzione. Altrimenti piano piano li imparerete tutti, lentamente lavorando. Questo genere di cose sono per quando si lavora con il 3D o altre cose che andremo a vedere per il tutorial avanzato. Il colore di sfondo vi serve in base al vostro progetto, quello che voi state facendo. Siccome questo è tutto il tutorial che io voglio spiegare, è un tutorial per fare sia video, sia per siti web che videoclip, più in là farò delle introduzioni su come progettare dei videoclip. Per ora mi voglio solo focalizzare su After Effects. Quindi importiamo il nostro file, che è un po' questo. E come vediamo abbiamo un QuickTime, abbiamo un metraggio, ho i vari file che noi possiamo prendere. Quando avremo dei file Photoshop o file Illustrator o altri di altri programmi, vedremo anche altro genere di cose che possono accadere, perché possiamo importare con livelli o senza livelli. Se avete fatto un po' di casino nelle vostre finestre, andiamo su spazio di lavoro standard e così abbiamo nuovamente un po' tutto quello che ci serve. Quindi questa è la parte layer, quella che a noi ci serve. Questi sono i file che noi abbiamo importato e che sono i nostri file lavoro. Che cosa significa? Che qua possiamo importare tutti i nostri file che ci servono e qua è come noi vogliamo comporre i file e qua questo è il pannello che noi, un po' come il forno, quello che succederà. Quindi questo è come, se dovessimo fare un po' un esempio, qua è dove ci sono tutti gli ingredienti, qua è come li mescoliamo e quando li vogliamo utilizzare, questo è il risultato finale. Adesso, per come la prima composizione, mi sembra che vi ho spiegato tutto. Nel prossimo filmato inizieremo a usare degli effetti e inizieremo anche un po' a capire come fare. Ah, una cosa che ci tenevo a dire è questa, che possiamo noi ingrandire l'immagine di questo o con il nostro rolling del mouse o tramite questo genere di pannello. Adesso, per ora è tutto. Inizio a far vedere questo genere di cose, le trasformazioni e i punti scala, dove nei prossimi tutorial li andremo a identificare in maniera più approfondita. Non dimenticatevi di subscribe, grazie per avermi visto.